Grazie di essere intervenuti qui questo pomeriggio per la presentazione e la firma delle deleghe di giunta e dei componenti della giunta. Io voglio partire con un minuto di silenzio e di raccoglimento per la scomparsa del presidente della regione Calabria, Iole Santelli. Quindi pregherei tutti di osservare questo minuto di silenzio. Ecco, allora magari se prendiamo posto, io sarò breve, poi dopo magari apriamo alle domande, al dibattito. Volevo partire dai ringraziamenti di tutti i partiti e i movimenti che hanno partecipato nella campagna elettorale, alla formazione della coalizione e con cui abbiamo lavorato in queste settimane già per affrontare tutte le prime questioni che poi dopo entreremo, di cui entreremo nel merito nelle prossime ore, nei prossimi giorni. E li ringrazio anche per la composizione di una giunta che è una giunta forte, autorevole, fatta da persone con una grande esperienza, maturata sul territorio, maturata nelle amministrazioni delle nostre città, maturata in tanti anche enti istituzionali, dall'ANCI, l'IFEL, nei ministeri, nella Commissione Cultura, Filippo Saltamartini al Senato, Mirko con 10 anni di esperienza nell'Assemblea legislativa. E quindi diciamo una squadra veramente che riteniamo molto forte, autorevole e competente, che credo che con questa squadra, ecco, il centrodestra ha messo a disposizione delle figure importanti e a testimonianza di quanto crede che ci possa essere un'alternativa per la nostra regione e crede che questa alternativa possa essere raccontata e anche governata appunto da questa classe dirigente. Ringrazio anche i segretari che oggi non sono potuti essere presenti, i commissari che non sono potuti essere presenti, però mi piace ringraziarli per il grande lavoro svolto fino a qualche ora fa e che continueranno a svolgere nell'accompagnare la nostra attività di governo. Ecco, io, se voi siete d'accordo, prima delle firme andrei a leggere i nomi e le deleghe che andiamo ad attribuire. Saluto la dottoressa Ciraldi che ci ha raggiunto. Allora, Mirko Carloni, vicepresidente, sviluppo economico, industria, artigianato, commercio, fiere e mercati, pesca marittima, tutela dei consumatori, internazionalizzazione, agricoltura, alimentazione, foreste, sviluppo rurale, agriturismo, zootecnica, industria agroalimentare, bonifica, produzione e distribuzione dell'energia, green economy, fonti rinnovabili, digitalizzazione, cooperazione internazionale allo sviluppo, marchigiani nel mondo, caccia e pesca sportiva. Stefano Aguzzi, chiaramente non li presento perché non hanno bisogno di presentazioni. Lavoro, tutela e sicurezza del lavoro, professioni, previdenza e complementare e integrativa, formazione professionale, urbanistica, valorizzazione dei beni ambientali, tutela del paesaggio, parchi e riserve naturali, cave, rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo e della costa, edilizia pubblica, edilizia residenziale pubblica, protezione civile, acque minerali, termali e di sorgente. Francesco Baldelli, viabilità, infrastrutture, governo del territorio, lavori pubblici, politiche per la montagna e le aree interne. Guido Castelli, bilancio, finanze, demanio e valorizzazione del patrimonio, credito, provveditorato ed economato, rapporti con le agenzie, gli enti dipendenti e le società partecipate, ricostruzione, organizzazione e personale, trasporti, reti regionali di trasporto, enti locali e servizi pubblici locali, aree di crisi industriali. Giorgia Latini,
valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali, musei, biblioteche, spettacoli ed eventi, istruzione, università e diritto allo studio, sport, promozione sportiva, piste ciclabili, politiche, giovanili e volontariato, pari opportunità e partecipazione. Filippo Saltamartini, sanità, tutela della salute, servizi sociali, sostegno alla famiglia, politiche dell'infanzia e degli anziani, veterinaria, immigrazione, polizia locale e politiche integrate per la sicurezza. Per quanto mi concerne, rapporti con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali, rapporti con il capoluogo regionale, programmazione, politiche comunitarie, turismo, porti e aeroporti, interporto, affari generali, istituzioni e legali, sistema statistico, persone giuridiche private, ordinamento dell'informazione e della comunicazione, nomine. Quindi io provvedo alla firma del documento. Facciamo male. Poi c'è firmare la nomina di tutti gli assessori. Questi abbiamo una serie di documenti che possono essere presi anche da voi, se c'è bisogno facciamo delle fotocopie per gli elenchi nella fattispecie, ce ne sono alcuni, e io direi che da subito, finita questa conferenza stampa, noi ci riuniremo per iniziare a parlare immediatamente rispetto a quelle che sono le priorità da affrontare, da sicuramente l'organizzazione del piano per il Covid, a quella che è tutta l'organizzazione che dobbiamo mettere in campo per la prevenzione sul Covid, e poi tutta un'altra serie di questioni che voi sapete sono molto stringenti, prima anche della convocazione del Consiglio Comunale lunedì prossimo, che concernono le politiche comunitarie, perché c'è una programmazione che va in scadenza che ci deve vedere protagonisti come regione, e tutta quella che è una programmazione, perché voi sapete che a breve, a brevissimo, anzi si inizierà a discutere, già si discute di bilancio per l'annualità futura prossima, un bilancio che è condizionato sicuramente da quello che è avvenuto con la pandemia della scorsa primavera e che deve vedere da fin da subito dei segnali di forza e di ripresa, anche e soprattutto con il dialogo con il mondo produttivo. Non ultimo, anzi primo, insieme a tutti questi argomenti, il Recovery Fund, che può essere un'opportunità straordinaria, di cui la nostra regione probabilmente non può privarsi, non può fare a meno, e quindi è importante che la Giunta, in tutte le sue deleghe, possa subito mettersi al lavoro per cercare di organizzare al meglio l'attività di governo della regione. Se non ci sono domande, cioè io ho finito quello che devo dire, se ci sono domande siamo a disposizione singolarmente o anche in maniera collettiva per rispondere. So che voi dopo vorrete fare delle interviste, quindi ad uno farete le interviste per come ritenete, intanto se ci sono delle domande, altrimenti procediamo. No, oggi è una presentazione collettiva della Giunta. Abbiamo... Se possiamo fare le interviste singole a tutti quanti, sì, magari. Se posso, faccio due domande veloci. Una, certo, è la prima relativa, diciamo, alla polemica preventiva accennata riguardo all'unica assessore donna presente. Su questo, insomma, può fare chiarezza. La seconda è più territoriale, riguarda il discorso a provincia di Fermo, dove c'è stata una parte imprenditoriale che ha spinto tantissimo per un assessorato, in realtà si ritrova senza. Se ci sarà, diciamo, tra virgolette, un equilibrio con una commissione magari di riferimento per il territorio. Ma guardi, sicuramente io non ho citato la presidenza del Consiglio regionale, che va a Dino Latini, non ho citato le singole commissioni che avranno espressioni nei territori, saranno espressioni dei territori, tra cui la provincia di Fermo, e che
essendo la presentazione della giunta, non sono andato oltre, però c'è chiaramente una sinergia di tutta la maggioranza su tutte queste posizioni che sono nevralgiche, perché io ho parlato della giunta, ma dobbiamo sapere che poi gran parte del lavoro, essendo il consiglio regionale e l'assemblea legislativa, viene anche svolto in consiglio regionale, quindi non è per capirci che chi non è stato nominato in giunta ha un valore minore, inferiore. Tutt'altro, perché il funzionamento, le presidenze delle commissioni, i commissari, i singoli consiglieri regionali sono importanti e anche lì possiamo dire di avere delle grandissime esperienze. Non ne cito alcuni per non far torto a nessuno, nel senso che tutti hanno una grande esperienza sui territori. Hanno compiuto tutti o in gran parte tanti anni nei consigli comunali o nelle giunte delle nostre città, e anche in consiglio regionale siedono in tantissime che io ritengo risorse importanti per dare delle risposte, perché poi la giunta ha una parte ma il consiglio sicuramente è importante. Se penso al piano di infrastrutture, alla nuova legge urbanistica, al piano socio-sanitario regionale, sono tutte quelle che sono le attività connesse alle attività economiche, sono assolutamente importanti, e abbiamo anche in consiglio regionale una classe dirigente di tutto riguardo, di tutto rispetto, con esperienze decennali, anzi in alcuni casi esperienze ventennali, di cui noi siamo altrettanto fieri e orgogliosi. Questa è la squadra che noi abbiamo scelto per venendo nello specifico. La questione di genere, c'è una legge, c'è uno statuto regionale, noi abbiamo chiesto un parere alla struttura regionale, ci siamo confrontati con la struttura regionale, ma siamo andati anche oltre e ci è stato detto che il nostro statuto deve garantire la differenza di genere. La differenza di genere è garantita, e come lo abbiamo fatto per i territori, abbiamo cercato di mettere a disposizione quelle che erano le competenze comprovate, perché nei loro rispettivi ruoli ognuno di essi ha avuto, dei componenti di questa giunta, ha avuto un ruolo di governo dei territori, di realtà importanti, e o anche governo in istituzioni che, voglio dire, sono a livello nazionale. Penso a Giorgio Latini, che attualmente è vicepresidente della Commissione Cultura. Fino a qualche settimana fa. Perché poi dopo si sono rinnovate con il nuovo governo. A me dà mandata. Le commissioni. Ecco, quindi Filippo Saltamartino, che è stato senatore nella legislatura, se non sbaglio, 2008-2013, e via dicendo. Penso Guido Castelli all'IFEL, penso Francesco, vicepresidente dell'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni, e via. Mirko, che ha fatto il vice sindaco a Fano, poi 10 anni in consiglio regionale. Stefano Aguzzi è stato sindaco di Fano per 2 legislature. Ecco, credo che siano delle competenze che non è che riconosciamo noi, ma le riconoscono tutti, e io veramente ringrazio tutta la coalizione, perché ci ha permesso la coalizione di mettere in campo delle risorse, delle energie, un patrimonio di esperienze veramente molto importante. Poi fermo si trova anche un parlamentare. Dico fermo si trova pure un parlamentare. Vabbè, guardi, due cose molto interessanti, tutte e due le domande. Come vedo la ricostruzione, parto dalla ricostruzione. Lei sa che questa mattina c'è stata la visita del Presidente Mattarella per l'anno accademico dell'Università di Macerata, e io ho ribadito al Presidente Mattarella la lettera scritta, lui mi ha risposto che la presenza del commissario e tutta una serie di azioni che il commissario sta mettendo in pratica in questi giorni, in queste settimane, sono rivolte proprio per accelerare la ricostruzione, che è una priorità, l'ha definita il Presidente Mattarella una priorità della Repubblica. Questo per me è un passaggio importante, perché crediamo che solo nella grande filiera istituzionale, governo, commissario, regione, comuni,
possa avvenire la ripartenza e la ricostruzione. Questo deve avvenire chiaramente con la garanzia che tutto questo possa avvenire con la garanzia della massima autorità nazionale, il Presidente della Repubblica, è un elemento molto positivo. Noi lavoreremo col commissario in maniera serrata, perché sappiamo le aspettative e le giuste richieste di territori che purtroppo vedono compromessa la loro quotidianità ormai troppo tempo. Metteremo in campo tutte le possibili energie e risorse, certo è che noi faremo la nostra parte. Abbiamo chiesto al commissario, e finora devo dire che c'è stata una grande disponibilità, la disponibilità a parlare per creare questa filiera, perché se noi non coinvolgiamo, il sisma ha avuto una dimensione talmente grande e parliamo di numeri talmente importanti che se noi non coinvolgiamo i comuni, nessun altro organismo può da solo sostituire tutti i comuni. È un sisma talmente grande che se non si riaccende una filiera che va dal commissario, che fa il tramite col governo, fino ai comuni, agli uffici tecnici, ai sindaci, alle giunte, noi rischiamo che da solo nessun altro organismo può farcela. Per quello che concerne il Covid, io ritengo che il numero di contagi sta salendo anche nella nostra regione. A fronte di un numero importante di contagi che sale, è salito ma non nella stessa percentuale il numero dei ricoverati e il numero delle persone che sono in terapia intensiva. Questo non significa che noi dobbiamo stare sereni e aspettare che avvenga. Noi dobbiamo mettere in campo tutte le iniziative in termini di prevenzione, in termini di preparazione a un eventuale ritorno della pandemia, al fine di evitare le conseguenze che purtroppo abbiamo visto quando il virus ci ha colti di sorpresa nello scorso mese di febbraio. Quindi io ritengo che bisogna essere non in allarme ma in allerta, farsi trovare pronti eventualmente questa ondata sia così forte come la prima. L'idea che ci guida rispetto alle deleghe sono le stesse che abbiamo nel nostro programma elettorale e che abbiamo raccontato in queste elezioni: le infrastrutture per superare l'isolamento che la nostra regione vive ormai da troppi decenni. La nostra è una regione che ha delle carenze infrastrutturali nei rapporti con le regioni limitrofe, nei rapporti di accesso al capoluogo, nei rapporti delle aree interne che sono in via di spopolamento con un danno enorme per le aree interne e per tutta la popolazione e l'economia marchigiana, quindi cercheremo di spingere in quella direzione. Chiaramente quando parliamo ad esempio di opere tipo l'alta velocità non è un'opera che riguarda una regione, l'alta velocità è un'opera che è di carattere nazionale. Quindi perché dico questo? Perché l'alta velocità riguarda tutta la dorsale adriatica. Io già mi sono sentito con i presidenti della regione Abruzzo per cercare di comprendere, e so che potrebbe esserci a breve una riunione anche con i presidenti di Molise e Puglia per cercare di fare quadrato intorno a questa opera che è essenziale, perché il problema dell'alta velocità ce l'ha la Regione Marche, ce l'ha la Regione Abruzzo, ce l'ha la Regione Molise e ce l'ha la Regione Puglia. Per quello che sul Fermano, alla fine la composizione territoriale avrebbe rischiato di svantaggiare una composizione, altri tipi di logiche. Abbiamo scelto di dare una competenza, una giunta con una competenza più elevata possibile, proprio per dare le risposte che secondo noi la nostra regione ha bisogno in una visione unitaria. Cioè non è che i singoli assessori o il presidente rappresenteranno un'area piuttosto che un'altra. Noi rappresenteremo un modello complessivo che credo che sia proprio l'elemento più importante da cui la nostra regione deve ripartire. Beh, la regione è ad Ancona, a tutti gli uffici di Ancona, il capoluogo di regione è Ancona, è giusto che si riparta dal rilancio anche del capoluogo. Il capoluogo vive delle problematiche ataviche. Quando qualcuno l'altro giorno mi diceva ma qui l'assessore, ho detto guardate, lo dice la storia. Come? Sì, ma lo dice la storia che queste problematiche arrivano dopo tanti assessori anche del capoluogo della provincia.
No, dico, questo lo dice la storia. Ancona è isolata, il porto è fermo lì da 30 anni, eppure ci sono stati assessori, sindaci, vicepresidenti, presidenti di questa provincia. Quindi noi partiamo dal fatto che le competenze superano i territorialismi. Beh, crediamo che, che ci sia un obbligo di intervento. Le aree di crisi sono tantissime, purtroppo non sembra che queste aree di crisi, insomma, che le crisi si stiano superando da sole. Quindi quello che la Regione in termini di azione politica e di interventi a sostegno di queste aree può fare, lo deve fare. Abbiamo parlato in campagna elettorale, sono decine. I posti di lavoro persi dopo la pandemia sono migliaia nella nostra regione, le imprese chiuse sono oltre 1000, quindi c'è sicuramente un'attenzione importante rispetto alle aree di crisi industriali. E poi c'era un'altra Covid Hospital, l'abbiamo detto da ormai 15 giorni, noi riteniamo che l'apertura del Covid Hospital debba essere fatta qualora ci sono i requisiti per aprire. Cioè, certo, non possiamo chiudere i reparti per portare 3 pazienti in terapia intensiva, perché sarebbe dannoso nei confronti del normale funzionamento della sanità regionale. Noi crediamo e riteniamo che riaprire il Covid Hospital deve essere un'esigenza delle rianimazioni per evitare il contagio negli ospedali, per evitare di sporcare gli ospedali, ma devono esserci delle condizioni reali. Noi oggi dobbiamo parlare di quello che c'è, perché la pandemia non è che arriva fra 2 anni, arriva oggi. Quindi oggi bisogna parlare di tamponi, di vaccinazione nei confronti delle categorie più a rischio, bisogna parlare di varie tipologie di tamponi per cercare di intervenire e bloccare la crescita del virus in tutte le sue possibilità. Ieri eravamo qui in un confronto con i medici di medicina generale per capire quelle che erano le potenziali interazioni, se ci sono delle potenziali interazioni. Vogliamo riaccendere una medicina che possa sicuramente cercare di farsi trovare pronta come sistema nell'eventuale ritorno forte della pandemia. È chiaro che tutto quello che può venire in termini di recovery fund potrà essere ben accetto, però oggi la priorità è oggi. La priorità è oggi. Noi non possiamo, dobbiamo cercare di scongiurare con tutte le nostre forze, con tutte le nostre energie, un altro lockdown. Perché se a fronte di un primo lockdown, tra l'altro voi immaginate che noi abbiamo scoperto sulla nostra pelle l'arrivo del Covid nella parte finale del mese di febbraio del 2020. Oggi parliamo che siamo a metà dell'ottobre del 2020, quindi la stagione autunnale e la stagione invernale è completamente avanti. Non voglio immaginare quello che può succedere se si dovesse arrivare a delle misure che noi dobbiamo scongiurare. Per scongiurare quelle misure bisogna mettere in campo tutte le energie oggi. Poi dopo il Recovery Fund, che avrà un significato e avrà probabilmente, no, una capacità di incidere sulle progettualità a metà del 2021, vedremo. Però intanto bisogna arrivare a metà del 2021. Chiaramente faremo tutto quello che andrà fatto in termini di progettualità, in termini di discussione, di confronto. Però quella parte che è importante è di programmazione. Oggi noi abbiamo tutte, dobbiamo dare delle risposte alle strutture sanitarie esistenti e all'organizzazione e al piano per evitare che la pandemia abbia effetti importanti sulla nostra regione. Guardi, il progetto preciso è quello di rilanciare l'immagine della nostra regione. È stata anche questa una concertazione fatta con tutti gli alleati della maggioranza, perché riteniamo che la nostra regione, che ha delle eccellenze straordinarie, purtroppo è poco conosciuta. È poco conosciuta e poco conosciuta anche in Italia e molto poco conosciuta all'estero. Allora cerchiamo di
fare del turismo una delega, mi permetto di dire, di sinergia, perché il turismo può essere, può rappresentare tante peculiarità, può rappresentare le aree interne, può rappresentare la costa, può rappresentare la cultura, la storia, l'arte, l'agricoltura. Allora il turismo inteso come delega di sintesi rimane al presidente, che farà squadra con tutti i componenti della giunta. Cercheremo di farlo. Comunque mi permetto, ma la sintesi principale forse la fa con se stesso, perché lei tiene il turismo, ma le infrastrutture che sono, diciamo, il importante con il turismo, perché forse le... Non ho capito, mi scusi. Lei tiene il turismo e le infrastrutture, quindi sono... No, le infrastrutture non le tengo. No, le trasporti, porti, aeroporti... No, no, tenendo la delega del capoluogo ho trattenuto porto aeroporto, sì. È una delega importante, è una delega su cui la regione si deve spendere molto. Per l'aeroporto, come per tutte le altre questioni che presuppongono da parte della regione un'azione politica, cercheremo di mettere in campo un'azione politica per fare sinergia, fare squadra, cercare di farlo crescere. Come, scusi? I treni è lo stesso discorso, ma non è lo stesso discorso, perché l'aeroporto è un'infrastruttura nevralgica ma a sé stante rispetto all'azione dell'aeroporto, rispetto a altre infrastrutture. Cioè noi potremmo collegare l'aeroporto con altre infrastrutture, potenziare la capacità commerciale dei passeggeri, quindi dare una funzione più forte al nostro aeroporto, ma dall'altra parte, le ripeto, noi abbiamo parlato durante la campagna, giusto per parlare di qualche numero, abbiamo parlato durante la campagna elettorale di recovery fund, che nella migliore ottimistica delle ipotesi ci darebbe 8 miliardi. L'arretramento e l'alta velocità nella nostra regione da sola costerebbe 10 miliardi. Lei capisce che non basterebbe quello che nella migliore ipotesi il recovery fund potrebbe dare alle Marche per completare l'alta velocità. Ecco, allora io penso che dobbiamo mettere le cose in ordine. Il recovery fund ci deve servire per il potenziamento di tutte le infrastrutture che non sono minori, ma non sono all'altezza dell'alta velocità. Dall'altra parte, per le ferrovie c'è la possibilità di potenziare la nostra ferrovia, però non è l'alta velocità. Voi sapete che l'alta velocità raggiunge delle velocità che non sono compatibili con la vecchia linea ferroviaria. Beh, dal mio punto di vista è una squadra che io sono molto soddisfatto, perché la vedo una squadra competente che ha una profonda conoscenza dei territori, in molti casi ha dimestichezza con la pubblica amministrazione, perché in tantissimi componenti hanno governato città importanti e hanno gestito situazioni complicate, quindi e in una fase così difficile credo che sia la migliore squadra possibile. Presidente, io ho ascoltato con molta attenzione la sua risposta sulle quote rosa, però inevitabilmente passa il fatto che c'è una diminuzione dell'assessore donna, e poi le ha parlato di competenze, quindi avete trovato meno competenze fra le donne della volta. No, io ho parlato delle competenze in base alla squadra disponibile e abbiamo rispettato le regole, quindi io capisco le polemiche, poi dopo ci sono le scelte e abbiamo fatto questa scelta. Per quanto riguarda le deleghe che ha voluto tenersi, la scelta è avvenuta in base a quale criterio? Guardi, io sono il presidente deve tenere delle deleghe di sintesi. Le politiche turistiche riguardano, come le dicevo poc'anzi, più deleghe, e quindi parlare di turismo in senso lato rischia di parlare, se io l'avessi messo con l'agricoltura avrebbe avuto un senso legato all'agricoltura, se io l'avessi indicato con la cultura avrebbe un senso legato alla cultura, se io l'avessi messo con l'artigianato avrebbe avuto un senso molto legato alla nostra manifattura, se l'avessi messo con l'ambiente avrebbe avuto un senso legato al paesaggio. Tenendolo io racchiudiamo tutti questi sensi. Ci sono dei territori che sono poco per niente rappresentati, qual è stata l'idea? Ma guardi, i territori sono tutti rappresentati in Consiglio regionale. La Giunta
può esprimere e deve esprimere una visione complessiva. Quindi io capisco anche in questo senso sicuramente la soddisfazione di qualche territorio e l'insoddisfazione di qualche altro territorio, ma è nostro preciso impegno e mio preciso impegno di rappresentare tutti i territori in una visione complessiva. È un po' il problema della nostra regione, che si è spesso frammentata, divisa e non è riuscita mai a esprimere una visione unitaria. Noi vogliamo provare ad esprimere per il tramite di questa squadra una visione unitaria. Ma ho già idea di quale sarà il primo atto della sua giunta? Ma guardi, il primo atto ne saranno tanti. Io ho parlato con qualcuno rispetto ai primi 100 giorni, sarà tanta, è tanta la carne al fuoco, però io credo che la partita noi la giochiamo nei prossimi 3 mesi cercando di combattere fortemente la crescita della pandemia. E quindi ci metteremo subito al lavoro per organizzare un piano pandemico, per organizzare la rete di medicina dei territori, per organizzare tutte quelle azioni che possono dare un segnale importante in termini di contenimento della pandemia. È spaventato da questa crescita dei casi? No, noi non siamo spaventati, cerchiamo di essere responsabili rispetto a quello che è un evento, la pandemia, che può portare dei seri danni alla salute dei cittadini, soprattutto delle fasce più deboli, e dei seri danni anche all'economia. Quindi c'è una responsabilità e una concentrazione rispetto a queste questioni. I prossimi 5 anni sono molto importanti per la nostra comunità e per la nostra regione. Dobbiamo riuscire a ridare speranza, fiducia e una forte identità a questo territorio. Verso di noi c'è una grande aspettativa, speriamo di essere all'altezza. Quello che possiamo sicuramente fare è mettercela tutta e dare il massimo di quello che sono le nostre capacità e del nostro impegno. Tra le deleghe qual è quella che mi tiene di più, se si può dire? A quella a cui tengo di più è sicuramente lo sviluppo economico, dove credo che sia il vero target di questa amministrazione, perché dobbiamo essere in grado di traguardare il futuro, di creare un modello economico e di riuscire a fare ripartire la nostra economia, che è stata colpita dalla crisi di Banca Marche, dal terremoto, dalla crisi finanziaria e poi dal Covid. Quindi è un territorio che sicuramente ha delle carenze, delle sofferenze molto forti e molto profonde. Fin tanto che i dati economici hanno i parametri dei nostri dati economici sono vicini più al sud Italia che non al nord e al centro Italia, vuol dire che c'è un lavoro da fare molto molto importante. E l'altra delega a cui tengo tantissimo è Marchigiani nel mondo. E mi piacerebbe così concludere con questa battuta. Noi abbiamo milioni di persone in tutto il mondo che sono figli di seconde generazioni, nipoti di marchigiani che sono emigrati all'estero. In questo momento e per i prossimi anni la terra da cui loro provengono, le Marche, abbiamo bisogno del loro aiuto. Quindi chiediamo così ironicamente, ma non tanto, ai marchigiani di tutto il mondo di aiutarci e di insieme a loro fare un progetto perché e si possa fare sinergia tra coloro che hanno questa forte origine e vivono all'estero e questo territorio. Sì, inizia il lavoro più importante, quello di portare al centro delle politiche regionali i diritti dei cittadini, quelli troppe volte calpestati. D'altronde la delega che mi ha assegnato il Presidente Acquaroli è una delega particolarmente importante che deve rispondere ai ritardi infrastrutturali di questa regione. I dossier sono numerosi, cominciamo già da oggi l'apertura dei primi perché abbiamo tante priorità a cui dare risposta. Un'altra delega a cui teneva particolarmente è quella alle aree interne, c'è da fermare uno spopolamento che va avanti da anni nelle Marche. Sì, bisogna completamente sulle aree interne cambiare le politiche adottate fino ad oggi che hanno peggiorato le situazioni che vivono le nostre comunità delle aree interne e della montagna. Per questo non possiamo dire ai cittadini che abitano all'interno della regione che i loro servizi primari devono essere sostituiti da servizi secondari, ma in maniera omogenea i servizi devono essere primari sia per gli abitanti della costa che sia per quelli dell'entroterra, a partire dalla sanità, dalle infrastrutture, per garantire lo sviluppo economico anche di queste nostre zone del territorio. Per cittadini che per troppo tempo hanno sofferto quella che io chiamo non solo l'arretratezza dei territori, ma l'arretratezza della politica che li rappresentava. È un assessorato pesante, naturalmente, che richiede l'assunzione di grandi responsabilità per l'aumento dei contagi, ma soprattutto per dare delle risposte sanitarie coerenti con l'importanza della nostra regione, una delle più importanti sul piano manifatturiero,
ma dobbiamo tener conto anche che abbiamo quelle risorse intellettuali, ricerca sanitaria, i poli universitari che possono aiutarci ad essere i primi della classe. Io penso che debbano parlare i fatti senza recriminare nulla e soprattutto rivolgo un appello ai cittadini affinché possano assumere quegli atteggiamenti virtuosi, le precauzioni che conosciamo affinché possiamo sconfiggere questo male e riportare le Marche verso i suoi traguardi, che sono traguardi inevitabili nel nostro paese. Santa, che cosa risponde invece a tutti quei cittadini che lamentano la chiusura degli ospedali, dei piccoli ospedali, in particolare quelli dell'entroterra? Io vengo da questa esperienza, non per caso sono stato promotore di grandi battaglie. Io credo che con i 3 miliardi della sanità regionale normali si possano razionalizzare i servizi e questo naturalmente è il compito che mi viene affidato. Teniamo conto che il welfare state, il principio di parità di trattamento dei cittadini, si svolge principalmente sul servizio sanitario, perché i ricchi non hanno bisogno del servizio sanitario, ma questo si rivolge alle fasce sociali più deboli e soprattutto ai più anziani. Quindi massima attenzione alle RSA e a tutte le fasce deboli affinché possano avere una sanità di qualità. Questo è l'obiettivo che tutta la coalizione si prefigge di realizzare. Più che una battaglia, credo che sia un giusto riconoscimento verso un forte consenso che c'è stato verso la mia persona e anche verso un partito che mi ha ospitato e sostenuto attraverso le sue liste. E credo anche una lungimiranza del Presidente, che comunque ha fatto tesoro di un'esperienza che in qualche modo non tanto è solo la mia, quella un po' di tutta la giunta che compone la giunta regionale, è stata presa in considerazione. Nel comune di Colle al Metauro in particolar modo succederà che dal prossimo consiglio comunale le funzioni del sindaco passeranno al vice sindaco, che condurrà per i prossimi mesi l'amministrazione con tanto di consiglio comunale giunta egualmente funzionante, fino alle elezioni che in questo caso si terranno indubbiamente a primavera, la prima tornata utile. Naturalmente, visto che non era uno tra i primi nomi, la soddisfazione è grande. Allora, la soddisfazione è indubbiamente grande, sono molto onorato e anche giustamente preoccupato di questo ruolo, perché bisogna, come quando si va in mare, i marinai dicono che bisogna sempre aver paura del mare quando si esce per sentirsi al sicuro, e io non sottovaluto mai gli impegni della vita e quando sono, come in questo caso, particolarmente gravosi e, se mi permettete, anche inediti, perché una buona esperienza nel territorio non vuol comunque mai dire saper anche affrontare cose, diciamo, nuove come quelle di un governo regionale. Indubbiamente anche le deleghe che mi sono state attribuite mi stimolano molto a cercare di fare del mio meglio per rendere, diciamo, un servizio a tutta la comunità marchigiana. L'assessorato è molto importante, ma oltre all'assessorato c'è questa responsabilità verso le zone del sisma. Sì, una grande responsabilità, soprattutto per chi parla, che quel 24 agosto del 2016 stava per l'appunto valutando il da farsi in quella tragedia immane, quindi c'è un plus di sensibilità e di passione che cercherò di mettere, partendo da quella che secondo me è una delle prime debolezze che abbiamo scontato in questi anni, purtroppo, in cui la ricostruzione è stata così poco attiva. Lo scarso coinvolgimento delle professioni. Io ho sempre sostenuto, e da sindaco mi sono reso conto di quanto fosse vera questa affermazione, la ricostruzione la pensano, la realizzano soprattutto i professionisti, i tecnici, che non sempre sono stati tenuti in considerazione nel modo giusto. Mi pare che anche il commissario Legnini, che ieri ho sentito, che mi ha fatto l'augurio e l'in bocca al lupo, abbia condiviso, come dimostrano le ultime ordinanze, questa impostazione. Cerchiamo di riprofilare interventi che richiedano da parte dei professionisti l'individuazione di quelle aree di opacità amministrativa che finora non hanno prodotto l'effetto atteso, che è quello della speranza ai molti, troppi nostri concittadini marchigiani che sono in vera e propria cattività amministrativa, coloro che sono fuori di casa. Assessore, lei ha tante deleghe, il bilancio, il credito, i trasporti, le aree di crisi industriali, insomma non avrà solo tanto lavoro ma anche tanta responsabilità. Penso sicuramente, infatti, insomma, speriamo di essere all'altezza, penso di poter mettere a disposizione quelle competenze che il Presidente mi ha voluto riconoscere, tenendo conto che sicuramente non è solo un modo di dire, mi consentirà di avere una visuale privilegiata il fatto di essere stato sindaco. Per esempio, si parlava delle aree di crisi complessa. Io ho vissuto da sindaco quella della Vallata del Tronto e della Vibrata e posso dirvi che uno dei temi che maggiormente abbiamo scontato in senso negativo è che le assegnazioni finanziarie
finanziarie non sempre venivano accompagnate da un quadro amministrativo coerente con l'idea di spendere i soldi. Cosa voglio dire in concreto? Ci sono molti imprenditori che si sono visti assegnare molti denari, però quegli imprenditori non hanno potuto realizzare i loro investimenti perché magari i criteri che cifrano l'esondabilità del tronto non lo consentivano. Insomma, la mano destra deve sapere cosa fa esattamente la sinistra, un principio elementare, forse scontato, ma che sarà bene riattivare per dare speranza anche alle nostre imprese. No, non sono mai stata in regione, però comunque ho già avuto un'esperienza amministrativa come assessore alla cultura nel comune di Ascoli Piceno prima di diventare parlamentare e sicuramente vorrò mettere a disposizione tutte le competenze, i contatti, le conoscenze ai ministeri, nelle istituzioni per questo territorio. Prima ovviamente siamo già riusciti a portare dei progetti importanti quando eravamo al governo nel nostro territorio, nella nostra regione Marche, come delle borse di studio le aree di crisi complesse, perché abbiamo fatto una sinergia con le imprese, il ministero e quindi il territorio. Ad oggi in opposizione ovviamente era più difficile influire e portare comunque dei risultati concreti. Io penso che con questo impegno e con queste deleghe qua in regione sicuramente potrò influire e io sono veramente a disposizione del territorio. Non ho fatto una scelta di convenienza personale, ma ho fatto una scelta che guarda il bene collettivo e soprattutto che si fida anche di un indirizzo di un partito che da tanto tempo ho sposato e di cui condivido in toto tutta la linea politica. Grazie.